Dal punto di vista organizzativo, ci siamo concentrati sulla conclusione della razionalizzazione degli orari di apertura al pubblico. Avevamo dato inizialmente uno slot orario minimo comune a tutto il territorio provinciale. Adesso abbiamo completato l'attività con l'estensione a 8:20 dell'orario di apertura delle stazioni di Castel San Giovanni e Monticelli Tongina. Poi è imminente il completamento dei lavori alla caserma di Potenzano, che diventerà la 30ª stazione del territorio. E stiamo per avviare la pianificazione progettuale della nuova sede della compagnia di Fiorenzuola d'Arda. Tutte e due le progettualità sono state portate avanti con il determinante sostegno dei comuni di Podenzano e Fiorenzuola d'Arda. E poi sul territorio adesso abbiamo nuove capacità operative con due negoziatori, sono due ragazze che hanno superato una sfidante selezione e un severissimo percorso di formazione. Sono preziosi assetti che ci consentiranno di poter trattare in maniera efficace con soggetti in crisi. Dal punto di vista preventivo, invece, abbiamo puntato molto sulla formazione del cittadino. Dovete pensare che il 10% dei reati si perfeziona esclusivamente con la collaborazione necessaria della vittima. Ecco, quindi, dal punto di vista preventivo, abbiamo puntato molto sulla formazione dell'utenza. Il 10% dei reati sono reati a collaborazione necessaria. Grosso modo in provincia, in quest'ultimo anno ci sono stati circa 10.000 reati. 1.100 di questi reati sono reati che si sono consumati per l'inconsapevole collaborazione della vittima. Si tratta sostanzialmente in particolare di truffe. Ecco, è per questo che stiamo puntando molto nel formare l'utenza. Dal punto di vista repressivo, invece, l'impegno maggiore sono stati gli impegni di soccorso, circa 1.600 in quest'anno, 1.200 circa gli interventi in privati dissidi, 180 circa i casi di maltrattamenti in famiglia, alcuni hanno comportato più interventi, oltre 50 i provvedimenti contenitivi adottati nel corso di quest'anno, oltre 800 gli interventi in incidenti stradali. Nell'anno abbiamo ricevuto su 112 oltre 100.000 chiamate, circa 400 al giorno, sono qualcosa più di 11.000 gli interventi che sono stati sviluppati. Tante sono chiamate anche per avere informazioni e noi sollecitiamo e invitiamo a questo tipo di confronto perché questo ci consente di attivarci fin da subito, anche avere informazioni parziali in caso dalla vittima del reato, direttamente dalla vittima di reato, ci consente di stringere il dispositivo importante che abbiamo sul territorio. Consideriamo che abbiamo circa 50 pattuglie al giorno in servizio preventivo. Ecco, avere una telefonata anche con informazioni parziali ci consente innanzitutto di fare una manovra di avvicinamento.